Non riesco più a trovare la mia gatta. L'ho cercata dappertutto. Ho trovato degli indizi. Sarà stato lo scienziato pazzo? Oppure il mago misterioso? Ma io ho la soluzione. Utilizzerò la macchina delle bugie. Ed ecco la macchina delle bugie. Scienziato, metta questo cerchietto e appoggi le dita su questo pulsante. Ok, ci sono. Hai mai tirato una fialetta puzzolente? Sì. Andiamo. Vero! Strano! Ok, no. Questa cosa? Devo togliere una vita perché sennò non è giusto, non mi dà soddisfazione. Hai inciso il tuo nome sul banco? No. Rifacciamogli la domanda perché sei nervosa, eh? Ok. Attenzione. Hai inciso il tuo nome sul banco? No. Mago misterioso, indossa tu il cerchietto. Già nervoso. Troppo. Bravo, hai già capito. Sei mai stata alla festa di compleanno di qualcuno che non ti piaceva? No. Hai mentito, la macchina delle bugie non mente mai. Dì addio alla tua vita, no. Te ne rimane solo una. Ok, ci sono. Hai mai scritto un messaggio pauroso su uno specchio? No. Dai, segreta, no. Adesso ti faccio le domande che i miei iscritti hanno fatto nello scorso video. Ok. Metti le dita. Che tipo di guanti indossi? Non ho mai indossato dei guanti io. Hai mentito! Avresti già perso un'altra vita, però vabbè, non importa, passiamo avanti. Un'altra domanda che hanno fatto i miei iscritti è questa. Ok. Possiedi dei guanti neri? No. Bravo. Hai visto? Non sono stato io il colpevole. Ti piacciono i gatti? Sì. No. Hai mentito. Forse siamo la risoluzione del caso. Forse. Forse. Ma quindi non ti piace manco Amy? Continuiamo a fare le domande. Sei allergico ai peli dei gatti? No. È vero. Sempre più difficile. Ok. Ok, domanda decisiva. Hai preso tu la mia gatta? No. Hai preso tu la mia gatta? Dove l'hai messa? L'hai nascosta sotto i capelli? Dimmelo, dimmelo, dove l'hai messa? Non te lo dirò. Perché? Ma la mia gatta non è la tua! Come ti permetti? Ora ti dirò. Dai, adesso ti già non riuscivo a dire dove è la tua gatta, amore, se tu no. Ora ti dirò dove è la tua gatta. Ecco la tua amica. Amy, ciao amore. Cosa ti ha fatto questo scienziato? Grazie, almeno una cosa buona l'hai fatta. Non lo so, adesso. Amy, cosa ti succede? Cosa ti succede? Perché sei cattiva con me? Io sono salvo, non ho fatto niente. Non so perché mi hanno messo in mezzo. Vabbè.
perché erano tutti sospettati. Ma grazie alla macchina delle bugie ho trovato il colpevole. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi preghiamo di iscrivervi e di lasciare un bellissimo commento. Ciao, alla prossima! Ciao!